Siamo a Siligo in provincia di Sassari e stiamo per visitare un nuraghe di tipo misto che vedete alle nostre spalle. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe Konzatu che, come diceva giustamente Michele, presenta sia una parte a corridoio che una parte a tholos, ma poi le immagini parlano molto meglio, quindi andiamo a visitarlo, ma dopo la sigla! No porta mantedu, non porta mantedu, ne manco goritu, in tempo de vritu, non narratitia, drommi vida e coro e reposa ninnia. Come tanti nuraghe della Sardegna, anche questo dovrebbe presentare una caratteristica di tipo misto, quindi essere sia a corridoio che anche a tholos. Ora proviamo a fare un giro attorno per cercare l'ingresso. Ecco, questo sembra un ingresso, vediamo come poterlo raggiungere. Ecco, innanzitutto già da qui possiamo notare la caratteristica del nuraghe a corridoio, quindi abbiamo due ingressi che sono proprio diametralmente opposti l'uno rispetto all'altro. Entriamo tenendo la testa bassa. Subito sulla destra troviamo una nicchia. Poi procedendo verso il centro troviamo la tholos. Completamente chiusa, quindi intatta. Fantastico. Alla mia destra un'altra nicchia, così come alla mia sinistra. Ora torniamo verso l'ingresso e vediamo lassù in alto un architrave e la finestrella di scarico, così come un altro architrave e finestrella di scarico all'ingresso. Adesso non ci esprimeremo in modo proprio, però abbiamo visto fin dall'esterno che si tratta di due strutture che sono concentriche e qui andiamo verso la scala elicoidale che porta al piano superiore. Purtroppo temiamo
di doverci fermare perché c'è ci sono dei massi che impediscono l'accesso, purtroppo. Nuraghe sembra proprio completamente simmetrico rispetto ai concetti che noi abbiamo come uomini di oggi di come deve essere la geometria. E a questo punto proviamo a camminare all'esterno in senso orario per raggiungere eventualmente l'ingresso che abbiamo visto in precedenza, quello diametralmente opposto. Dovreste sentire i profumi che sono qui attorno. Ecco l'ingresso, l'altro ingresso. Eccoci rientrati. Ora facciamo qualche ripresa col drone e vediamo più la struttura dall'esterno. Conclude qui questa puntata Nuraghe con Zattu. Come vedete dalla scritta qui in basso, tutti i nostri video, ve lo ricordiamo, non sono a scopo di lucro ma di carattere divulgativo. Quindi vi invitiamo a iscrivervi alle nostre pagine e gruppi Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, mettere like per poter fare in modo tale che queste bellezze siano divulgate il più possibile e possano girare in rete. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao.